Allora, buonasera, siamo collegati con la chiesa di San Martino Vescovo, il sagrato della chiesa di San Martino Vescovo, e sta per cominciare il primo passaggio dei carri di Sant'Antuono. Questo è il carro numero uno, i Cantica Popolare, con il frontman Stani Ruggiero. Cantica Popolare. Carro numero uno, Cantica Popolare. Stani Ruggiero, protagonista quest'estate nella trasmissione sulla Rai. Questa è una delle sue canzoni più famose. Thank you.
fine alla sua corsa. Questo è il carro numero 1, adesso arriva il 2. Ecco il carro numero 2, Cantica Popolare Caturanese, che sta per fare la curva da via Gobetti sul Corso Umberto. Della festa negli ultimi anni. Senza
tradizionale del programma. Sono cambiate anche le voci. Saremo sempre in diretta fino al 16° carro, che è l'ultimo naturalmente.
ricordiamo ancora una volta che martedì sarà l'ultimo giorno della festa di Sant'Antonio, il momento clou dalla mattina. Adesso vediamo altre indicazioni per chi è interessato. Fuochi pirotecnici figurati martedì alle ore 12, Piazza De Gasperi, il famoso spettacolo pirotecnico, e poi partiranno i carri per l'ultima giornata. Piazza De Gasperi, Macerata, martedì 17. Domani sera ci sarà la sfilata più bella per le ore, quindi, serali. Ecco il carro numero 3, dovrebbe essere il numero 3. Anzi, è il numero 4 in realtà. È il numero 4. La storia di Sant'Antonio, numero 4. Carro numero 4. Carro numero 4 alla storia di Sant'Antonio. Naturalmente quasi ogni carro poi ci sono sempre i familiari, gli amici che lo seguono. Siamo a Macerata Campania, Corso Umberto, davanti al sagrato della chiesa di San Martino. Festa di Sant'Antonio Abate, primo passaggio dei carri, carro numero 4. Ecco il capocarro che dà l'indicazione, lo guardate in alto. Tantissimi giovani
i ragazzi vedete giovani che stanno suonando, guardateli. Non hanno il microfono, si sono scusati, penso che provvederanno poi più avanti. Va bene, ci sarà tempo per rimediare. Il carro numero 4 non ha il microfono, quindi hanno effettuato solo una performance con le percussioni. Problema tecnico. Anche questo carro è molto tradizionale, quindi con le palme dietro. Arriva, no, il carro numero 5. Vediamo qual è il carro che arriva, perché l'ordine già è saltato. Doveva arrivare prima il 3, non è arrivato, è arrivato il 4. Ora dovrebbe essere il numero 5, diciamo che dalla musica dovrebbe essere il 5. Vediamo se è così o mi sono sbagliato. Ricordiamo che noi abbiamo organizzato anche un contest che partirà stasera per votare il carro preferito. Poi daremo tutte le indicazioni sulla pagina. Non è la morte, lo stava, quasi non mai, non mai.
Santa Giusa. Numero 8, la voce Giulio D'Addio di Portico di Caserta. Carro numero 8, i ragazzi del 2000. Di stare insieme, vi auguro un buon divertimento, ciao popolo! I ragazzi del 2000. Collegati con Macerata Campana, la festa di Santa Giulia Abate. Rispetto al passato, questo carro ha cambiato qualcosa di struttura. Ragazzi del 2000, i carri nuovi, quindi una nuova versione un po' sul nero, diciamo, come potete vedere, anche il carro numero 1 ha seguito questo trend, poi gli altri erano carri già preesistenti, su cui è stato proprio ridisegnato.
1996. Ora aspettiamo il prossimo carro, l'ordine è andato un po' forse benedire, quindi vedremo poi quale sarà il carro che arriverà. Per costo dei carri che da qui poi si snodano verso via Garibaldi, quindi chi è interessato può raggiungerli anche dopo, si va su via Garibaldi, poi via Marti Vicefalonia e poi si va a Caturano nell'area mercato. Questo è il percorso attraverso via Carducci, quindi costeggeranno l'area comunale, area mercato. Per chi è interessato si può recare anche in quelle zone lì. Diciamo che rispetto all'ultima edizione 2020 il transito dei carri è meno fluido, che stiamo aspettando già un po' di tempo il prossimo carro, e poi l'ordine non rispecchia poi l'ordine stabilito giovedì sera nel corso della cerimonia di consegna dei numeri. Aspettando ancora il prossimo carro, c'è un po' di pausa, però stiamo aspettando il prossimo carro che tarda. Ricordiamo che arrivano dalla parte nord della cittadina, via Gobetti, dove tradizionalmente si riuniscono, diciamo verso, quasi verso il confine con Santa Maria Capua Vetere, anche se non è proprio così preciso. E però non sentiamo da lontano qualche rintocco di botte, quindi siamo penso un minuto e mezzo dovrebbe arrivare il prossimo carro.
ricordiamo che fanno da coordinamento la locale polizia municipale, poi c'è la protezione civile, carabinieri, polizia, ci sono anche vigili urbani provenienti da altre realtà che a supporto di quelli di Macerata Campania. La festa è organizzata dal comitato parrocchiale e quindi da presieduto da Don Rosario Ventriglia. Stiamo aspettando quindi il prossimo equipaggio, le cosiddette battuglie di Pastellessa. Ricordiamo che qui si potrà gustare anche la pastellessa, ci sono anche dei punti dove può essere acquistata, sempre gustosa e da mangiare. Stiamo aspettando il prossimo, intanto di qua l'altro carro canta Carmela, diciamo che è l'attesa troppo lunga, però sta arrivando. Noi non stacchiamo la diretta, restiamo collegati, naturalmente, in attesa del prossimo carro. Sono 16 carri, adesso vi ripeto anche i nomi. Allora, il numero dei carri, numero 1 è Cantica Popolare, numero 2 Cantica Popolare Caturanese, numero 3 Ucarri Vasciuast, numero 4 La Storia di Sant'Antuono, numero 5 Oritorni Sant'Antuono, numero 6 Battuglia Libera, il numero 7 I Guaglioni della Via Foro, numero 8 I Ragazzi del 2000 che sono appena passati, numero 9 Sono Antichi, numero 10 Ucarri e Casavara, numero 11 La Compagnia del 2011, numero 12 Epoca Nuova, numero 13 La Piccola Compagnia di Punto Esclamativo, no, La Piccola Compagnia di Sant'Antuono Ora e Sempre, numero 14 La Piccola Compagnia di Punto Esclamativo, numero 15 La Compagnia di Sant'Antuono e numero 16 La Passione di Sant'Antuono. Sta arrivando il prossimo carro. Siamo anche curiosi di vedere qual è il numero, perché poi qua è saltato un po' tutto l'ordine, quindi stanno andando un po' a casaccio. Ora leggo il programma e i commenti, così lo potete guardare. Sta per girare la curva e si sta per rimettere in corso Umberto, prossimo equipaggio. C'è tanta gente, anche molte persone da fuori, questo devo dire, molte persone, anche io abbiamo conosciuto persone dal nord che sono venute qui per assistere alla festa di Sant'Antuono, che di fatto nella sua parte dei suoni della musica comincia stasera. Ecco il carro che gira la curva,
Ricordiamo che noi abbiamo organizzato un contest per votare il carro preferito. Potete vedere nei commenti, cliccare e partecipare. Questo è il carro di Casavara, un carro storico ed è addirittura il numero 10. Carro di Casalba, della frazione Casalba, Ucarre e Casavara. Un altro carro sempre tra i più seguiti, con la The Voice Valerio Palmiro. L'ordine proprio quest'anno non è stato rispettato. No, scusa, numero 10, caro numero 10, Ucarre Casale. Ecco Valerio, Valerio Palmiro al microfono, lo sentiamo Valerio. Vi alleghiamo il programma della festa nei commenti. Ecco il carro di la frazione Casalba. Valerio saluta per Rosario. Carro Ucarre Casalba. Anche qui ci sono dei cambiamenti rispetto al 2020, il carro è un po' più chiaro rispetto ai precedenti, però una nuova versione. Molto bello il carro di Casalba, davvero. Molto particolare anche questa parte qui centrale, quindi la guardiamo. Eccola qua, guardate che bella. Abbastanza numeroso, esatto. Ecco, qualcuno ci hanno salutato anche a noi. Anche questa parte posteriore è molto bella, guardate. Spettacolo quest'anno il carro di Casalba, molto bello, davvero. Guardate, fatto molto bene. The Voice nella parte posteriore, eccolo lì. Carro numero 10, Ucarre e Casalba, carro della frazione Casalba. Come on, come on.
ricordiamo che la festa è tornata dopo 2 anni di stop per il Covid, c'è grande entusiasmo. Grazie. Vedano, apri un poco, vedano, apri. Continua la performance del carro numero 10. Vai piano piano, fermati. Che chiede, Valerio chiede di fermarsi, non ci sta nessuno dietro. E si fa un'altra canzone. Ora parte di nuovo il carro, Valeria ha dato l'ok. Buonasera. Aspettiamo il prossimo carro. Andala! Aspettiamo il prossimo carro, chiaramente l'ordine poi dei carri che è stato distribuito giovedì sera, dove il sorteggio vale soprattutto per la passaggio di martedì prossimo, quello dove la conclusione della festa, dove i carri in rigoroso ordine partiranno dalla piazza dei Gasperi subito dopo lo spettacolo pirotecnico martedì mattina.
sono gli anni passati, però l'ordine qui davanti al sagrato della chiesa sabato pomeriggio era stato quasi sempre fedele al sorteggio, naturalmente. Stiamo aspettando ancora il carro, c'è sempre un po' di tempo tra un carro e l'altro. Ricordiamo che gli abbiamo allegato il programma della festa nei commenti di questa diretta, e sempre nei commenti potete trovare il nostro link per partecipare al nostro contest e votare per due preferenze da dare per i carri. I carri sono divisi in due blocchi, dall'1 all'8 e dal 9 al 16, e voi potete dare due preferenze, e poi alla fine, come ogni anno, premieremo il carro che avrà riportato più preferenze, come quello più seguito dal nostro pubblico. E questa è la sesta edizione del nostro contest, e che ha riscosso sempre un grande successo. Quindi nei commenti trovate il link Telegram per entrare nel canale e votare il carro preferito, che poi naturalmente attraverso questo canale e attraverso, una volta che siete entrati, potete controllare in ogni minuto, ogni momento, il risultato di come sta andando il sondaggio. Stiamo aspettando il prossimo carro, non stacchiamo la diretta, restiamo in diretta, però ci vorrà ancora, penso, un po', perché non lo sentiamo nemmeno. Vi invitiamo a cliccare il link per votare il vostro carro preferito. Poi lanceremo ufficialmente anche il contest, però già si può votare. C'è ancora un po' di tempo da attendere, mancano ancora tantissimi carri. Chi mi ha chiesto prima l'ordine del numero, l'ordine numerico, no, abbiamo già spiegato durante la diretta, lo ripetiamo, non c'è stato un ordine preciso questa volta rispetto agli altri anni, ma stanno andando un poco per come sono, insomma, per chi è partito prima, diciamo, tranne i primi due che sono arrivati in ordine esatto, poi dopo l'ordine non è stato rispettato. Attenzione, bimbo.
Il carro non si vota nei commenti, si vota direttamente nel link. Dovete entrare nel canale Telegram e votare. Non so come dobbiamo spiegarlo. Sta scritto anche nella diretta, nel post. Per votare il carro preferito si deve andare su Telegram. Poi lo spiegheremo anche con un articolo nelle prossime ore. Metteremo le foto di tutti i carri e potete poi scegliere ancora meglio. Ma qui a Macerata già conoscono un po' tutti gli equipaggi, quindi già sanno chi è preferito e chi no, almeno i maceratesi. Sono 16 carri, adesso ve li mettiamo, ripetiamo anche i nomi, 16 carri, e vi diciamo anche quelli che sono passati. Allora, Cantica Popolare numero 1, Cantica Popolare Caturanese numero 2 sono passati, numero 3 Ucarri Vasciuast, numero 4 Astori Sant'Anduono, numero 5 che è passato, il numero 5 Ritorno di Sant'Anduono, il numero 6 Battuglia Libera, numero 7 Iguaiuno Ravie For, numero 8 I Ragazzi del 2000, numero 9 I Suoni Antichi, numero 10 Ucarri Casabra che già è passato, numero 11 La Compagnia del 2011, numero 12 Epoca Nuova, numero 13 La Piccola Compagnia di Sant'Anduono Ora e Sempre, numero 14 La Piccola Compagnia dei Punti Esclamativo, numero 15 La Compagnia di Sant'Anduono, numero 16 La Passione di Sant'Anduono. I primi due carri sono i carri di Caturano, il numero 1 e il numero 2. Ci vuole ancora un po' di tempo, non sentiamo da lontano le botti e i percussionisti, quindi restiamo sempre qui collegati dal sagrato della chiesa di San Martino Vescovo in attesa dei prossimi carri. Ripetiamo che sono passati già, lo voglio ripetere ancora, ve lo diciamo preciso ancora. Un attimo solo. Allora, sono passati il carro numero 1, il numero 2, il numero 4, il numero 8, il numero 10 e basta, per il momento questi sono. Sono passati 5 carri, ne mancano altri 11. 11 carri, 16 di equipaggio quest'anno. Diciamo che domani a quest'ora troverete, ci sarà il passaggio più, quello forse più atteso, anche più del 17, che è il passaggio davanti alla chiesa sempre di Macerata Campania qui a San Martino Vescovo. Però i carri sosterranno per una decina di minuti circa e faranno tre performance a testa per poi ripartire. Domani questo è il programma della serata, quindi il clou sarà naturalmente qui dove ci troviamo noi, quindi davanti al sagrato della chiesa, Corso Umberto, vicino al comune. Poi l'altra giornata bella è quella di martedì mattina, dove dalle ore 12 ci saranno i fuochi pirotecnici figurati e successivamente partirà poi la schierata dei carri fino a sera tardi. E quello è martedì, nel giorno proprio di Sant'Antonio Abate. Ricordiamo che la festa quest'anno è stata organizzata dal comitato parrocchiale della chiesa di San Martino Vescovo dell'abate curato da Rosario Ventriglia. Tutti i suoi passaggi, sia quindi religiosi, la chiesa, ma c'è anche nella parte organizzativa,
cosa che non era accaduto negli anni precedenti, dove c'era stata un'associazione omonima che porta il nome di Sant'Antonio le battute di Pastellissa. Il comune patrocina sempre l'evento. Manca ancora parecchio. Ecco, adesso lontano sentiamo qualche rintocco di falci, quindi dovrebbero tra poco arrivare, almeno un paio di minuti ancora, però un po' di pazienza. Noi restiamo sempre collegati. Stanno fino a stasera i carri, quindi potete venire, stanno andando verso Caturano, ne mancano altri 11, quindi potete andare anche a Caturano, la zona dell'area mercato è a Caturano e ci saranno i carri anche lì. Ok, il passaggio è questo, Corso Umberto davanti al comune, davanti alla chiesa, poi si va diritto verso via Garibaldi, piazza De Gasperi, via Garibaldi, e proseguiranno per via Martiri Cefalonia e poi via Carducci, che la strada costeggia l'area mercato, per poi arrivare nella frazione Caturano. Tutto molto vicino, quindi potete andare anche a Caturano in serata e fermarvi lì, perché suoneranno anche lì. Ok, queste sono le cose che mi state chiedendo. Poi domani, già vi ho spiegato la serata, già dal tardo pomeriggio potete venire qui, ci saranno questa bellissima performance per ogni carro, 10 minuti circa, 10-11 minuti, il carro si fermerà e ci sarà la performance canora con tre canzoni, con tre pezzi, e poi fino a tarda notte. Chissà che stanno facendo, purtroppo non è sempre semplice organizzare, sono carri molto grandi, sono 15 metri lunghi, quindi logisticamente a volte c'è qualche intoppo, può capitare. Mancano anche ancora devono passare il carro numero 5, che sono un ritorno di Sant'Antonio, che sono i vincitori del nostro contest degli ultimi due anni consecutivi, un ritorno di Sant'Antonio che abbiamo premiato l'ultima volta nel 2020 con una bellissima targa, e devono ancora passare un ritorno di Sant'Antonio. Quindi se volete partecipare al nostro contest per votare il carro che più vi piace, sono due preferenze, ci fa piacere, anche perché doneremo al carro che prenderà più una percentuale più alta, doneremo una targa ricordo molto bella, che consegneremo poi l'indomani della festa, il giorno dopo la festa, diciamo, perché il sondaggio si chiuderà la sera del 17. Queste sono le cose che stiamo facendo anche noi, e come ogni anno vi portiamo nel cuore della festa, e sicuramente ci troverete qui anche martedì 17, quindi a Piazza De Gasperi faremo la diretta dei fuochi pirotecnici figurati, quindi potete collegarvi martedì mattina dalle ore 12 per sempre sulla nostra pagina per vedere la diretta dei fuochi e i primi carri che partiranno. È sempre un momento emozionante, diciamo che è un vero e proprio giorno di festa per Macerata Campania. Se poi volete assaggiare la Pastellessa, ci sono anche dei punti ristoro dove potete assaggiare questo piatto tipico con le castagne lesse. In effetti l'attesa è molto lunga, però li sento a distanza che pare stiano arrivando. La cosa importante è che la festa ritorna dopo due anni di stop, 2021 non si è svolta, 2022 non si è svolta per il Covid, e oggi ritorna, da questa sera, da questo pomeriggio ritornano i carri a suonare, ritornano i percussionisti maceratesi, sono tantissimi. Guardiamo che Macerata Campania è il record di suonatori attivi in Italia, in tutta Italia, come percentuale. Ne approfitto anche per dire che poi dopo 15 giorni comincerà anche a fine mese ci sarà anche la festa a Portico di Caserta, dove
saremo presenti anche lì, almeno per una diretta. Possiamo anche chiedere a qualcuno, perché siamo lontani dai vigili urbani, non ci spostiamo dalla nostra postazione, quindi continuiamo a restare in diretta in attesa dei prossimi carri. Ricordiamo che mancano ancora 11 carri, quindi sono parecchi, si farà tardi, non ce l'aspettavamo questa cosa. Stacchiamo la diretta perché restiamo qui collegati sperando che le batterie tengano, penso di sì. Aspettiamo il prossimo carro, vedo la macchina della protezione civile. La protezione civile di Curti che collabora con quella di Macerata Campania. Passando delle macchine. Questo è un po' strano, evidentemente sono residenti che devono uscire. Stanno arrivando, li sento. Un minuto e mezzo, dai. Come mai questo ritardo? Che carro è? Che arriva? 5? Non lo so. Ok, stiamo per arrivare. Diciamo che l'indoppio dovrebbe essere sbloccato, ecco, questo è più o meno, stanno per arrivare, un po' di pazienza, li vediamo tutti. Sono usciti puntualissimi, vai con me. C'è anche un rigoroso controllo da parte delle forze dell'ordine, però tutto sta andando bene, è tutto organizzato per le strade, sono state sgomberate, tutto l'abbiamo visto prima, quindi non ci sono grandi intoppi. Thank you.
po' di pazienza, stanno arrivando ragazzi, veramente sentiamo le falci che stridono, ok? Faccio vedere anche per la panoramica di persone che qui. Il sagrato è quasi pieno, la chiesa, siamo sulle scale, questa chiesa che è anche molto bella. Lì c'è il comune, questo è Corso Umberto. I carri arrivano da via Gobetti, che è sulla destra. Di fronte c'è il portico di Caserta. Quel palazzo lì è il portico di Caserta, quel palazzo bianco. Salutano da Torino, grazie, cambiamo i saluti perché è sempre bello mostrare questa festa nella sua fase iniziale, secondo me. E chiaramente qualche indoppo ci può essere perché oggi è il primo giorno. Lo ripetiamo, anche molte persone da fuori provincia, qualcuno abbiamo visto anche del nord che venuto qui, forse hanno i parenti qui. Ci ringrazio per la diretta e noi ringraziamo a voi per avere questa pazienza di aspettare il passaggio degli altri 11 carri che mancano all'appello. Sentiamo già il capocarro che sta intonando il ritmo. Tra poco lo vedremo comparire nella curva. Eccoli che arrivano, vi diciamo anche il numero tra poco. Ecco, siamo quasi arrivati, sono quasi arrivati i carristi, si sposta l'extracomunitario con i gadget colorati e i palloncini. Siamo proprio curiosi di vedere quale sarà il carro che comparirà. Persone collegate per assistere a questo primo passaggio dei carri. Ecco il sindaco che dà indicazioni, sindaco Stefano Cioffi. Saremo in diretta martedì, vi abbiamo assicurato che saremo in diretta. Sindaco Stefano Cioffi ci saluta. Allora vediamo un
trattore rosso. Ma è 16, è il numero 16. L'ultimo carro, il numero 16. La Passione e Sant'Antonio, numero 16, molto alto, però lì, attenzione. Questo è un carro molto giovane, molti ragazzi che fanno parte di questo equipaggio. Carro numero 16, l'ultimo, sarebbe dovuto passare per ultimo, in realtà passa per sesto, a Passione e Sant'Antuono. Tutti ragazzi, la maggior parte sono tutti ragazzi. Diciamo che c'è una nuova generazione che ha preso un po' il sopravvento qui per i carri, dobbiamo dire. Tanti equipaggi storici poi hanno passato un po' l'avanti. Un saluto particolare al battaglio, grazie. Abbastanza alto, eh? Anche questa è una versione più nuova. Anche questo è un carro molto affollato, devo essere sincero, qua sono tantissime persone. Sono anche giovanissimi cantanti. Buonasera, signora della chiesa. Il cantante saluta la gente qui al sagrato. Passione Sant'Antuono, sarà della chiesa di Maciara Campagna. La Passione Sant'Antuono. E na 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 così mascara, e na 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 così favara, vinci che la voce il campo è scrivata, si cosa cavoli magari. Oh,
sicuramente aumentare, dai, su Instagram. Prossimo carro, già lo sentiamo, quindi sono abbastanza precisi. E ci fate un po' la cortesia. Arriva anche il prossimo, quindi siamo per Macerata Campania, siamo collegati con Macerata Campania, davanti al segreto della chiesa per la festa di Sant'Antonio Abate. Addirittura c'è ancora, basta vedere anche il posto, no? Per vedere dove siamo. Ecco il prossimo carro. Siamo curiosi di sapere che numero è. Tanto le persone qui a Macerata sono aumentate, c'è tanta curiosità, tanta attesa. Adesso vi diciamo il nome del prossimo carro. La piccola compagnia dei punto esclamativo, la piccola compagnia dei punto esclamativo, carro numero 14, numero 14, la piccola compagnia dei punto esclamativo. Diciamo sono poi eredi dello storico carro la compagnia dei punto esclamativo di Antonio D'Amico, Scavatore, uno dei capi carri più famosi qui della festa di Macerata Campania, che ha lasciato spazio poi ai nipoti. Guardate come la testa del santo che rasenta il palazzo, davvero una manovra anche non semplice per chi guida il trattore. Molto bello il carro della compagnia, della piccola compagnia del punto esclamativo.
anche questo si è rinnovato parecchio, almeno nella parte avanti, nella parte anteriore. La piccola Yeah.
Via Libera, numero 6. Tutto tradizionale. Porto Titonia di Domenico Sibiata, SMGM Studio Tecnico Morrone, manutenzione del verde Piattoio Lacca, Tracatà di Luca, Trasloghi Lieto, sponsor Frasella Transport, Cedauto, Tirezzo Costruzioni, il Fabbro Giovanni Rubino, Lolo Caffè, Antico Caffè 2.0, Centro di Market Civico 60, di Giavu Caffè, DM Service, Variti, Borron Carpi, Barri, Leder, Eden Bar e Giorgio Caffè. Vida e tagliata la cervezza e trove chi stiva il giro a caso per salinare un martiri un studio da più si partita buca facendo con la buca durata mo su per fa da me grazie poi su fare fa e fatta molto va. Aspettiamo il prossimo carro. È a sorpresa, non si sa il numero qual è. Siamo qui sul Sagrato, c'è anche il nostro amico fotografo Roberto Gaudiano, vecchio amico che sta facendo le fotografie. Dove le troveranno per queste foto? La pagina Facebook di Roberto Gaudiano.
Ok, quindi sulla pagina Facebook di Roberto Gaudiano, fotografo, domani troverete le fotografie belle della festa. Addirittura fuochi d'artificio per battuta libera, incredibile. Fuochi d'artificio provenienti da piazza, dalla piazza vicina, piazza De Michele, per battuta libera. Qualche stimatore. Questa è un po' una novità. È una novità, hai fatto dei... Quanti fuochi? Aspettiamo il prossimo carro. Non dovrebbe passare molto tempo. Continuano a fare ringraziamenti i ragazzi del carro numero 8. Tanto qui fa freddo, insomma, lo dico, è una sofferenza. Siamo arrivati col sole e c'è e fa freddo. Non dovrebbe passare molto tempo. Siamo collegati sempre con Corso Umberto I, Macerata Campania, per lo start della festa di Sant'Antonio Abate con i 16 carri. Sentiamo in lontananza il prossimo carro. Mancano ancora storici equipaggi, manca sicuramente i suoni antichi che ancora devono passare, sono conosciuti. Ecco un addetto della festa in bicicletta, Ventriglia. Quindi lunedì sera, questo dico è una notizia che ancora non avevamo dato, qui lunedì sera in prima serata, alle spalle della, dove ci troviamo noi, alle spalle del Sagrato, alle spalle della chiesa, nel parcheggio, parcheggio San Martino, piazza San Martino, ci sarà la degustazione della pastellessa. Vediamo un po' magari di esserci anche noi,
andiamo alla pastellista lunedì, si mangia la pastellista. Mi sta come mi dice, storce un po' il naso, non devi mangiare, meglio di no. Però lunedì sera, per assaggiare il piatto tipico della festa, piazza San Martino con la pastellista. Volevamo votare il carro anche noi, però non abbiamo visto tutti quanti, quindi non possiamo stabilire. Però c'era qualche carro bello, dai, potevi poi votarlo. Li volevamo vedere prima tutti e poi votiamo anche noi qui per il nostro contest. Che poi solo chi vota può vedere la classifica. Bisogna iscriversi nel link, ecco Roberto, sei con me, no? Per partecipare al contest, votare, il carro per due preferenze, bisogna iscriversi al canale Telegram del sondaggio e dare due preferenze e votare i carri. Tu hai qualche favorito, qualche preferito? No, non ho favoriti. Stanno quasi per arrivare. Siamo anche con l'amico Roberto Gaudiano, fotografo. Troverete sulla sua pagina Facebook tutte le foto più belle da domani. Si sposta quello dei palloncini e arriva il carro. Una scena che ormai è rituale qui da qualche anno. Sta sempre là, sempre là, sempre. È fissato. Ha una sorta di mini appalto. Siamo curiosissimi di vedere quale sarà il prossimo numero. Roberto dice che è l'epoca nuova perché li riconosce dalla voce. Vediamo, dai, vediamo se è epoca nuova. Vediamo un po' se Roberto ha centrato il carro, vediamo. Tanto qui ci stiamo congelando, giusto per dire. Vediamo se è il carro 12, come dice Roberto, epoca nuova. Chi sarebbe poi il capocarro, lo conosci? Non lo so. Il capocarro è perché dice che sei sicuro che è l'epoca nuova? No, ho visto la partenza della cosa fatta. Ti ricordi la partenza? Vediamo se è così. Quindi qua siamo ancora al centro di Macerata, dobbiamo arrivare fino a Caturano, diciamo siamo a metà, abbiamo passato poco la metà dei partecipanti. Noi riusciamo a distinguere il numero. Thank you.
sembra quasi anonimo. Come si chiama? Non c'è il numero, ancora non l'abbiamo visto, quindi non possiamo dirvi quale carro è. L'epoca no. Avevi ragione Roberto, allora il numero 13 con l'epoca nuova. Epoca nuova. Numero 12, l'epoca nuova, numero 12. Sì, ce ne sono altri, arriva il prossimo. Qual è questo? Ormai la gente ci ha invaso qui sul sagrato. Verde, qual è questo qua Roberto? Ah sì, la compagnia del 2011, un altro storico carro. Carro numero 11, la compagnia del 2011.
un po' il volume, questo qua del numero 1. Saluto a Raffaele Iannotta e alla famiglia Porfiglia. Ciao Antonio, un ringraziamento speciale all'Antico Caffè 2.0 di Peppe Petrella. Ciao Giuseppe, grazie. E il Bardani, alla compagnia del 2011, vi saluta tutta la chiesa. Stanno di facendo ringraziamenti. Simone Fogata. Arriva anche il prossimo, sono molto più veloci. Davanti al Sagrato, tra poco abbandonerà, andrà più avanti per il suo caturando. Arriva anche l'altro carro, dovrebbero abbandonare il Sagrato. 2011 e arriva anche il prossimo, la compagnia di Sant'Antuono. Sta arrivando il numero 15, la compagnia di Sant'Antuono. Ecco che il carro numero 11 parte. Posso togliere la parte posteriore?
Olimpia. Notiamo che veramente l'età media è molto abbassata. La compagnia di Sant'Antuono. Sono i fan della compagnia. Grande entusiasmo, bisogna dirlo, grande voglia di mettersi in mostra da parte di questi ragazzi che per 2 anni non l'hanno potuto fare. Carro numero 15. Bello questo carro nella sua parte anteriore, guardate. Questo è un po' più corto. Molto bello, lo ripetiamo, ci piace questo carro anche nella sua parte centrale, guardate. Complimenti ragazzi. A livello di altezze molto tradizionale, però è davvero bello questo campo. Guardate anche la parte posteriore, eh? Questo capitello, questa colonna, davvero bello. Molto, molto bello, guardate anche la parte posteriore. Complimenti ai ragazzi del carro numero 15. Anche questo movimento della sagoma del posteriore è molto bello, che si muove. Eccolo lì, guardate. Arriva subito un altro, stanno recuperando il tempo di prima. Fabri, e chi stanno? E lui? 5? È suo, sta aspettando il numero. Ecco il numero 5. Qual è questo?
ecco, sono antichi, giusto, sì. Eccoli, storici suoni antichi di Macerata. Carro numero 9, i suoni antichi, numero 9, gli amici dei suoni antichi con i quali abbiamo collaborato quest'estate per la loro festa molto bella dell'area mercato. Infatti intravediamo il capocarro Raffaele, eccoli i classici suoni antichi. Raffaele che intona, dà il ritmo ai suoi ragazzi. Signora, anche qualche ragazza, qualche ragazza. Raffaele che saluta. Sempre uno spettacolo questa formazione, impegnato anche nel sociale. Raffaele ringrazia. Lo dobbiamo dire, ci stavo veramente congelando e qui la temperatura si è abbassata tantissimo. Resistiamo, resistiamo. Aspetteremo il 16° carro, l'ultimo carro. Tira anche un po' di vento. Mentre i soli antichi proseguono verso Piazza De Gasperi. Aspettiamo la prossima battuglia con la B, eh? Mi dicono che mancano 4 carri, quindi siamo alle battute conclusive. Speriamo
speriamo che le batterie tengano, penso di sì. Guardate quanta gente qui davanti alla chiesa di San Martino Vescovo a Macerata Campania. Magari ve la facciamo anche vedere l'interno, eccola qui la chiesa, e questa è la chiesa. Mancano altri 4 carri, vi stiamo rispondendo. Ormai devo per forza alzare il treppiedi, non posso più appoggiarlo, c'è troppa gente. Intanto i suoi antichi continuano il loro spettacolo con Raffaele che salta. Arriva, sta per arrivare il quart'ultimo equipaggio. Musica sempre coinvolgente, quella dei suoni antichi. Ecco i carabinieri che precedono il prossimo equipaggio. Carabinieri della locale stazione. Sta filando liscio, ci sono un po' gli uomini del comitato parrocchiale sparsi per tutto il corso Umberto. Abbiamo ancora votato per il nostro sondaggio, quindi non sappiamo poi la classifica reale qual è, perché se non si vota non si può vedere la classifica. Siamo sempre qui a Macerata Campania, davanti al sagrato della chiesa di San Martino Vescovo. In attesa del prossimo carro, ne mancano altri 4. Roberto, mancano altri 4 carri. 4. Tu sei arrivato un po' in ritardo. Ecco il prossimo carro che arriva. Numero 5. E il numero 5, che è un carro a noi conosciuto perché è un ritorno di Sant'Antuono, e i vincitori del nostro contest degli ultimi 2 anni. 2019-2020 hanno vinto il nostro contest, un ritorno di Sant'Antuono. Capocarro Luigi Cerrone, il capocarro. Carro numero 5, un ritorno di Sant'Antuono. I vincitori del nostro contest 2020-2019. Ma quello biondo platino chi è? Sponsorizzato da una nostra, da una pizzeria che a noi amica, la pizzeria Bruscone, tra gli sponsor. Vi salutiamo con affetto, Carmine e Pietro Vetrella. Carro numero 5, o ritorno e Sant'Antuono. Sono tanti fan del ritorno di Sant'Antuono, bella questa illuminazione, un po' di luce ci vuole. Carro anche questo molto molto giovane, molto. Sono molto appassionato di questi ragazzi, ci sono anche degli artisti che si esibiscono anche a livello regionale, pure nazionale. Sa chi prometto me, a roba da fama.
del carro. Su cuore di Gesù vuole stare in te. Ciao. I fan seguono la tradizione che i fan, i parenti dei carristi, seguono poi il carro di riferimento, come potete vedere. Sta arrivando il terzultimo equipaggio, una maratona, una grande maratona. Saremo in diretta. Anzi, ne approfitto anche per dire un'altra cosa: martedì saremo in diretta, e poi quindi ora di pranzo per la partenza dei carri, poi saremo collegati con
pizzeria numero 100 per il pranzo di Sant'Antuono, quindi ci faremo anche vedere le tradizioni gastronomiche di Sant'Antuono. Per questo voglio salutare e ringraziare anche Francesco Cipro, che martedì ci ospiterà alla osteria numero 100 a Curti. Grazie Enzo, grazie. Sta arrivando anche il prossimo carro, il terz'ultimo. Ciao Leo! Il risultato della partita del Milan ci fa piacere, vabbè. Vediamo poi finito. È stato un servizio d'ordine impeccabile, è la verità, è stato un servizio d'ordine impeccabile, l'abbiamo già detto prima. Mancano altri tre carri. Mi dicono se il 14 è passato, come se la tombola, se il 14 è uscito. Adesso controlliamo. Sì, il 14 già è passato, la piccola compagnia di punto esclamativo già è passato. Se andate dietro nella diretta li potete vedere. No. Vediamo quale carro è, sta arrivando. Lo rivediamo, il 14 già è passato. Questo è il carro numero 3. Come direbbe Mike Buongiorno, la buona anima è il 3. Carro numero 3, o car e vascio vasto. Carro numero 3. Attacchi in ballo in un
Schwast, numero 3, numero 3. Tradizionale il carro mi raccomando ragazzi, votate per il nostro sondaggio, c'è il link nel post per scegliere il carro preferito che poi sarà premiato da noi la giornata di mercoledì. Performance del carro numero 3, Ucar e Vashovast. Come sempre ci sono i fan, i parenti dietro che seguono. I'm sorry.
numero 7, io aiuto era via Ford, un altro storico carro, sempre presente, io aiuto era via Ford, carro numero 7, io aiuto era via Ford. Gente anche a maniche corte sul carro, giusto per dirvelo. Adrenalina a mille per questi ragazzi che aspettavano questa festa da dopo 2 anni di stop, l'ultima edizione del 2020. Iguayun, la via è fuori. Carro numero 7. I carri, guardate, quasi si incrociano. Forse dovrebbe fermare. Anche qui cantano per il momento, forse sarà pure qua il microfono che non funziona, questo, come un altro caso. Vediamo un po'. Anche il 13. Vediamo adesso se attaccano i ragazzi di Guaglione Via Fort. Come abbiamo detto, non hanno l'impianto audio non funzionante, quindi qualche problema è che lo stanno cantando loro senza microfono, però non fa niente, poi recupereranno nel corso della festa.
stiamo aspettando solo il 13, vediamo se arriva, altrimenti poi chiudiamo la diretta, ragazzi. Abbiamo preso molto freddo, siamo qui dalle 3:30, dalle 15:30 sul sagrato della chiesa. Un po' fermi, no, perché c'è un sacco di gente, non mi hanno fatto più stare fermo. Vediamo un attimo, chiediamo. Bartolo! Bartolo! Sto accendendo per chiedere un attimo se il 13 passa. Ma il 13 non passa! Manca uno! Un altro, sta arrivando, ok. Siamo scesi in strada, aspettiamo il numero 13. Dice che sta arrivando anche l'ultimo carro, quindi aspettiamo. Aspettiamo anche l'ultimo, poi andiamo via. Magari chi c'è all'ascolto, chi è all'ascolto, e dopo dobbiamo andare presso alcuni amici, se ci potete preparare la cioccolata calda, noi ne saremo grati. Proviamo a vedere un po' il numero 13, se arriva da lontano. Stanno aspettando, si dovrebbe arrivare. Ecco il numero 13 che arriva, sta arrivando, guardate in lontananza. Ecco il carro numero 13 che sta arrivando. Vedete le luci? Adesso accendo i fuochi d'artificio, li vediamo, così mi dicono, vediamo se è così, vediamo un po'. Sì, ecco i fuochi per il numero 13. La piccola compagnia di Sant'Antone sempre. Sta arrivando, mancano davvero 50 metri alla curva. Ci posizioniamo sul sagrato per farvelo vedere e poi chiudiamo la diretta. È stata una maratona. Una maratona lunghissima, ragazzi. Vediamo un po' informazioni del comitato. Petriglia, buonasera, come va? Tutto bene? Lunedì la festa è la passata dell'Essa, giusto? Ancora non sappiamo come ci sono, lunedì. Poi dovrebbe essere lunedì, dai. Non lo sappiamo. No, non lo sappiamo. Vabbè. Ancora non è ufficiale.
ve lo faremo sapere tramite qualche post sulla nostra pagina. Ci vediamo anche il 13 e poi andiamo via, ragazzi, che siamo davvero senza più energie. Ci riposiamo un po', dai. Oh,
Allora, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, davvero tantissimi, questa diretta qui da Macerata Campania per lo start della festa di Santa Donata Abate. Chiudiamo qui, è stata davvero durissima, siamo stati contentissimi di avervi illustrato questo appuntamento molto atteso da Macerata Campania. Vi saluto, buona serata, buon weekend, grazie a tutti.